In questi giorni drammatici, molte vittime del coronavirus non hanno avuto nemmeno il conforto dei familiari e l'ultimo saluto umano in un funerale, essendo sospese tutte le celebrazioni. Per questo motivo, il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, questa mattina ha voluto recarsi in visita privata al cimitero monumentale di San Michele a benedire le loro tombe. La pandemia ci ha portato a essere qui, in questo luogo, dove sono stati condotti in questi giorni alcuni nostri fratelli e alcune nostre sorelle. E nello spirito di comunione con tutta la diocesi. Un momento profondamente simbolico e toccante, in cui è stato il patriarca a volersi fare prossimo verso chi non ce l'ha fatta. È un momento di chiesa, viviamolo con questo spirito, pensando che la chiesa dura nel tempo, ma è fatta ed è indirizzata verso l'eternità. Il ricordo di Moraglia è andato anche alle grandi tragedie del passato. Pensiamo a quanti nostri anziani, vecchi, hanno perso la vita durante l'ultima guerra. Pensiamo a chi vive momenti in cui tragedie legate a eventi sismici oppure inondazioni perdono il dono grande della vita. E domenica 29, celebrazione della Santa Messa alle 11, dalla Basilica di San Marco, che i nostri emittenti, Antenna 3 e Rete Veneta, trasmetteranno come al solito in diretta, e in cui la Diocesi ringrazierà il Signore e il Patriarca per questi suoi primi 8 anni di prezioso apostolato a Venezia.